Osvaldo Bagnoli resta a Verona. Resta a Verona per un altro anno. Adesso la notizia è ufficiale. Si è concluso il discorso, il colloquio, il dialogo. Si sono concluse le trattative, chiamiamole come vogliamo, tra il tecnico dello Scudetto e il presidente Campagne nel tardo pomeriggio. Eccolo qui. Dunque, Osvaldo Bagnoli. Finalmente si è conclusa una vicenda che ha tenuto con l'animo sospeso, in ansia i tifosi, e quindi ci apprestiamo a incominciare un nuovo periodo sulla panchina gialloblu. Sì, soprattutto si finiranno quelle chiacchiere che al diretto interessato danno un fastidio. Un giorno, leggere un giorno resta, un giorno va via, un giorno va di qua, un giorno va di là, tutte quelle cose che nel nostro mondo è chiaro. È stato scontate, ma però a me personalmente davano fastidio. È stato difficile arrivare ad una conclusione per lei? Ma io ho già detto in altre circostanze che probabilmente l'anno dopo lo scudetto e quest'anno probabilmente c'erano anche dei presupposti per lasciarci con Verona. Quest'anno poi c'era qualche cosa di più, perché c'è stato qualcosa verso, non so, si leggeva critiche un po' spietate verso la società, che magari lasciava, che la società era in grosse difficoltà, e questo sicuramente aumentava i miei pensieri di trovarmi coinvolto con una città in cui mi stima molto, e l'ha dimostrato tante volte, è inutile che ripeto delle cose già che tutti sanno, e che probabilmente basavano, sbagliando, il futuro del Verona sulla la mia, come si può dire, la mia riconferma, e non sulla società. Senta, problemi semmai erano, o meglio perplessità erano, non di natura tecnica? No, ritorno a dire, il fatto che io dovevo rimanere qua